Ciao ragazzi, oggi vi spiegherò il mio metodo per scattare alle gocce, fotografia alle gocce d'acqua. Questo sarà più o meno il mio set, non è detto che debba essere per forza fatto così, sta a voi scegliere il vostro metodo, io vi dico più o meno come faccio io. Partiamo dal necessario, che è treppiede, per riprendere la macchina fotografica, una macchina fotografica o possibilmente con un obiettivo macro. Questo non è un macro, c'è un tubo di prolunga, più o meno la stessa cosa, più o meno. Si può comunque fare anche senza obiettivo macro. Dopodiché abbiamo un flash a slitta, molto comodo e molto funzionale, serve moltissimo. Io non scatto praticamente mai a luce ambiente. Il flash, secondo me, in questo tipo di foto è obbligatorio, soprattutto come questo esterno, perché in questo modo è possibile direzionare la luce un po' dove si vuole e in base alle condizioni, al tipo di scatto che vogliamo fare. Un rigger, che sarebbe il comando remoto per il flash, che va montato sulla macchina fotografica, volendo del colorante alimentare. Tanti panni, perché bagnerete dappertutto, o almeno può essere. Un contenitore dove versare l'acqua. Dopodiché, per questo tipo di scatto, io ho utilizzato un sacchetto questo è abbastanza semplice, con un fazzoletto di stoffa dentro, diciamo un po' per ammortizzare l'acqua. Secondo me scende molto più lentamente e molto più costante l'acqua con un fazzoletto dentro dalle prove che ho fatto. Ovviamente su un angolino sotto, bucato con uno spillo, proprio un pochettino basta, e poi dove appoggiare, in questo caso io ho messo un altro treppiede sul tavolo, ho appoggiato il sacchettino in diagonale per farlo gocciolare, e per la messa a fuoco ho utilizzato una matita. Dopo vedremo come si fa. Siete pronti? Andiamo. Il set che andrò a utilizzare sostanzialmente è così. Sulla sinistra ho montato diciamo un softbox artigianale fatto con una scatola di scarpe e un foglio semitrasparente bianco davanti, poi la ciotola, la macchina fotografica con il trigger wireless sopra, appoggiata su un treppiede. Sopra invece abbiamo il sacchettino di plastica con il fazzoletto dentro che servirà per far gocciolare all'interno. Ok, molti si saranno chiesti come si fa la messa a fuoco. Abbiamo messo l'acqua nel nostro sacchettino, sta gocciolando. In modalità live view andiamo con una matita esattamente dove gocciola e mettiamo a fuoco manualmente. Una volta che abbiamo messo a fuoco, siamo pronti a scattare contando la frequenza delle gocce. E controlliamo anche la luce che viene generata dal flash. E già qualcosa, se è uscito, possiamo vedere in questo scatto. E già qualcosa di interessante, secondo me, l'abbiamo fatto. Spero sia chiaro tutto questo procedimento, che è abbastanza banale per creare questo tipo di goccia effetto corona. Sempre tipo di scatto, diciamo, a corona, cioè con praticamente poca acqua, quindi viene semplicemente lo schizzo, non il rimbalzo della goccia. Possiamo provare a mettere, ad esempio, uno sfondo colorato, un disegno, qualcosa. Per farlo poi vedere leggermente nel vetro sotto. Perfetto. Vediamo questo. Ok. Bene, ora come potete osservare ho cambiato
tipologia di scatto, ho preso una bacinella d'acqua, la prima che ho trovato, anche di plastica, va bene uguale, l'ho riempita d'acqua e c'è la stessa goccia di prima che sta praticamente cadendo dentro. Avendo più acqua nel contenitore, la goccia rimbalza e quindi avremo un effetto totalmente diverso dello scatto. Ho già cambiato la messa a fuoco, sempre con la matita dove cade l'acqua. Facciamo qualche prova. Molto bene, guardiamo qualcos'altro. Ok, molto bella anche questa la gocciolina. Bene, e questi sono i risultati. Ok, abbiamo cambiato completamente il tipo di scatto. Ora la bacinella di plastica piena d'acqua. Noi siamo messi paralleli con la nostra macchina fotografica dietro uno sfondo qualsiasi, in cui la goccia verrà esattamente riflessa al contrario, cioè all'interno della goccia vedremo lo sfondo esattamente al contrario e bello nitido. Ora andiamo a fare qualche scatto e vediamo cosa esce. Bene, andiamo a controllare. Volendo possiamo decidere di mettere ad esempio del colorante azzurro per ottenere effetti diversi. Sì, bello. Ottimo, questo è il risultato. Ok, siamo alle conclusioni. Una cosa vi vorrei dire, non fermatevi a questo, uno sfondo normale, l'acqua e un'inquadratura, un flash. Cambiate, organizzatevi, non ci sono limiti, cambiate lo sfondo, i colori dell'acqua, al posto del sacchetto usate un gocciolatore, quello delle Flebo. Inventate voi il tipo di contenitore, al posto di questo usate un bicchiere e fate gocciolare all'interno del bicchiere riprendendo tutto il bicchiere, non solo la superficie dell'acqua, per contestualizzare. Utilizzate senza obiettivo macro un obiettivo normale per avere una foto più ambientata, non solo la goccia singola. Può essere divertente, ripeto, non ci sono limiti, fate un po' quello che volete. Altre cose. Io oltre acqua utilizzo il latte. Il latte ha la particolarità di poter essere colorato dalla luce flash. Quindi se voi utilizzate due flash, ad esempio, io lo faccio spesso, uno laterale a destra e uno laterale a sinistra, con due colori diversi, mettete le gelatine, quelle per il gel sono fatte apposta, sono plastichine colorate, le mettete sui due flash, scattate, riprendendo ad esempio dall'alto verso il basso il contenitore con all'interno il latte, vedrete una colorazione omogenea dal blu verso il rosso e questa può essere una cosa carina, interessante, bella colorata. Un'altra cosa che io uso è la gomma di xantano. La gomma di xantano è un addensante alimentare in polvere, si trova tranquillamente su internet, è reperibile su internet, costa poco. Ne basta poco, un cucchiaino da caffè in circa mezzo litro d'acqua, e di solito faccio così. Si agita bene perché non è facile da miscelare. Una volta miscelato, lo potete utilizzare nella goccia che cade. Non ha importanza quello che c'è all'interno del contenitore, ma può essere anche liquido normale, della densità normale dell'acqua. Invece, se quello che scende è più denso, avrà un altro effetto. Un po' più sodo. E questi sono un paio di consigli se vi possono interessare. Ecco, non ponete fine alla vostra inventiva, alla vostra immaginazione. Scattate, scattate, provate. Al posto del sacchetto utilizzate quelli delle Flebo. Io uso una valvola, un'elettrovalvola apposta con un trigger suo e un programma, un'app per il cellulare che fa scendere le gocce quando decido io. Quello è molto comodo. Però
provate, 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 divertitevi e siate pronti a pulire. Si bagna tantissimo in giro e buon divertimento. Ciao.